Allora, buonasera. Ricordate la settimana scorsa, 15 giorni fa, iniziamo col racconto della Genesi. Teniamo sempre presente che la domanda fondamentale che ci accompagna è perché celebriamo l'Eucaristia. Abbiamo detto non perché la messa, perché siamo così abituati, e abbiamo anche detto per rispondere a questa domanda dobbiamo partire da molto lontano, e quindi da Genesi 2. Genesi 2 e poi Genesi 3. Ricordate che con Genesi 2 abbiamo detto che tutta la storia inizia con un giardino. È già come idea, come immagine, come realtà ancora di più. Questo poi dovrebbe dire qualcosa al nostro cuore. Noi molte volte, vedete, davanti alla realtà sacra ci rapportiamo più con delle idee oppure con dei pensieri, dimenticandoci che la nostra religione, il cristianesimo, è una religione proprio concreta. E quindi è anche qualcosa di sensibile, è qualcosa che passa anche attraverso la nostra carne. Non a caso il Verbo si è fatto carne, sarà quasi tra un mese e mezzo, il mistero appunto del Natale. Quindi la storia inizia con questo giardino che questo Signore lui stesso fa crescere, lui stesso pone in essere e poi lo affida all'uomo. Il giardino, la creazione viene concessa all'uomo affinché l'uomo, vi ricordate, deve poi coltivare questo giardino. E attraverso questo verbo che l'uomo deve coltivare il giardino, lì in quel verbo leggiamo che cosa? La relazione tra l'uomo e Dio. In Genesi 2 e in Genesi 3, che vedremo queste ragioni, noi vediamo la storia di una relazione e la storia di una non relazione. Perché se Genesi 2 è la relazione che si stabilisce, Genesi 3 con il peccato è la non relazione che poi viene a crearsi attraverso la frattura del peccato. E quindi dicevo, c'è questo giardino e la prima cosa che Dio fa in questo giardino, vediamo la volta scorsa, Dio alza una siepe. E quindi fa questa staccionata, fa questo recinto, e in questo recinto, in questa staccionata, in questa siepe che lui alza, prende l'uomo che è al di fuori del giardino, lo prende e lo mette nel giardino. Nel giardino l'uomo e Dio possono muoversi liberamente. In questo muoversi liberamente noi leggiamo la bellezza e la libertà di una relazione senza paura, senza timore, ma una libertà di un rapporto che non è alla pari, perché comunque c'è sempre lui che è il creatore e lui che è la creatura. E infatti abbiamo visto che fin quando entrambi rispettano il loro ruolo, il creatore si ricorda di essere creatore e lui questo lo fa, ma la creatura si ricorda di essere creatura, allora le cose vanno bene. Abbiamo visto anche, vi ricordate, qual è il proprio della creatura e il proprio del creatore. Il proprio del creatore sono gli attributi dei due alberi, la conoscenza del bene e del male e la fonte della vita. Il proprio della creatura è che è stato plasmato dalla terra e che ha ricevuto l'alito di vita e quindi è diventato un essere vivente. Quindi non è l'uomo che da solo si dà la vita, ma questa vita lui la riceve. E quindi in questo giardino. Abbiamo anche visto, vi ricordate, con il termine proprio originale ebraico e poi quello tradotto in greco, che paradiso altro non significa che una porzione di terra delimitata. Quindi quando noi pensiamo al paradiso, a livello etimologico significa questo, questa porzione di terra che viene delimitata attraverso questa siepe e questo recinto. Quindi da qui capiamo che se è stata delimitata questa porzione di terra, appunto, che è il paradiso, poi abbiamo visto anche con quel qualificativo Eden, che significa questo giardino ricco di abbondanza, di grazia, di opulenza, non manca niente in questo giardino. La battuta è un paradiso terrestre, veramente non ci manca niente, siamo tutto a posto. Abbiamo visto che nella descrizione di Genesi 2 l'autore va avanti con la creazione degli animali che li conduce poi il creatore davanti alla creatura, va a vedere poi l'uomo come li chiama per trovare un aiuto che gli fosse simile. Questo aiuto l'uomo non lo trova negli animali, allora il Signore da una costola fa addormentare Adamo, dalla costola prende questa costola e lì crea Eva e gliela crea la donna e gliela porta davanti. L'uomo davanti alla donna, lui finalmente la riconosce, è carne della mia carne e osso dalle mie ossa. E vi ricordate, ci fermiamo la volta scorsa con questa frase qui. Adesso funziona. Ed erano entrambi nudi, Adamo e la sua donna, e non arrossivano. Qui ci fermammo. E la cosa particolare che dobbiamo notare qui in questo versetto, vedete, il fatto che sono entrambi nudi, non arrossiscono, qui c'è
il punto massimo di un perfetto equilibrio. Perché dicevamo la volta scorsa che in pratica, vedete, noi anche se ci mettiamo davanti allo specchio e siamo nudi, pure se siamo da soli perché abbiamo un poco di vergogna, allora tendiamo a coprirci. E invece stare nudi davanti a un'altra persona significa appunto non provare vergogna, significa che prima di tutto sto bene con me stesso, sto così tranquillo con me stesso per cui posso apparire davanti agli altri anche in quella realtà dove sono più vulnerabile, però posso apparire tranquillamente. Quindi l'uomo e la donna nudi l'uno con l'altro, massimo della relazione, chiaramente l'uomo e la donna la relazione massima tra loro due, relazione massima anche con il creatore. Quindi c'è la perfezione massima in questa relazione tra l'uomo e la donna, l'umanità potremmo dire, e il creatore con Dio. E quindi fin qui le cose vanno bene. E qui, ripeto, vedete anche qui raffigurata come... Cioè il creatore non è Gesù, siamo nell'Antico Testamento, quindi è il Padre, Dio. Quindi il creatore è l'uomo e la donna che sono nudi, però vedete sono proprio tranquilli, si guardano e va. Come poi vedremo dopo, guardate questa immagine, poi vedremo quella del peccato. E come sarà diversa l'immagine, vedete qui loro sono tranquilli, proprio sono sereni e si trovano a vivere in questa realtà. Qui ci troviamo appunto con Genesi 2. Ora ci facciamo questa domanda. Questo racconto così bello di Genesi 2, appunto del paradiso terrestre, qualcuno dice, qualche studioso, che forse questa realtà qui non è mai esistita. Qualche studioso dice. O dice, se c'è stata questa realtà, è stata proprio di brevissima durata. La cosa più bella che noi leggiamo in questo racconto, come già vi accennai la volta scorsa, che è vero che noi lo troviamo all'inizio, come prima pagina della Bibbia, però già vi accennai che questo libro, questo racconto è stato scritto molto tempo dopo, quindi stiamo verso il 500, e quindi direi che prima c'è stato già qualche altra cosa, poi l'autore ha scritto questa realtà. Quello che a noi interessa e noi vogliamo leggere non è che quello che leggiamo all'inizio sarà quello che troveremo alla fine. La realtà del paradiso che troviamo qui in Genesi 2, non è forse la realtà finale che noi troveremo alla fine della nostra vita? Non è che noi siamo chiamati, vedendo questa realtà, e a dire quanto è bello, e dire questa è la nostra vocazione? L'8 dicembre noi celebriamo la festa dell'Immacolata. E vi ricordate la prima lettura del giorno dell'Immacolata qual è? La prima lettura della festa dell'Immacolata qual è? Il peccato, e con l'annuncio che appunto viene fatto che la donna ti schiaccerà la testa. Quindi vedete, lì in Maria noi che cosa vediamo? Noi in Maria vediamo la nostra vocazione, che è questa qui, perché Maria altro non fa che riportare il progetto originario voluto dal Signore, che l'uomo con il peccato ha deturpato. Noi con il peccato abbiamo deviato da questo progetto qui. Maria, col dono dell'Immacolato Concepimento, Maria ci ricorda che questo è il progetto originario e a questo progetto noi siamo chiamati. Quindi sta lì all'inizio della Genesi, all'inizio diciamo della storia del mondo, però ciò che all'inizio poi ci accompagna man mano fin quando arriveremo poi alla fine ed entreremo in quella realtà, entreremo in quel recinto. Ma entreremo, sapete perché? Non perché noi saremo così bravi ed entreremo. Entreremo perché lui ancora una volta, come ha fatto con Adamo, prenderà Adamo, Adamo è l'uomo, è l'umanità, quindi prenderà l'umanità e ci porterà in questo giardino, in questo spazio di relazione, spazio di abbondanza. Quindi questa lettura noi la facciamo proprio in senso di ciò che sarà, in modo prospettico. Ripeto, lasciamo stare all'inizio come è successo e come è avvenuto, non ci interessa per quello che riguarda noi per il corso sull'Eucaristia. Noi la leggiamo in modo prospettico di ciò che appunto sarà la fine e ciò che riguarda poi l'Eucaristia. Proviamo a leggere dal libro del Deuteronomio. E dice così: egli, il Signore, lo trovò chi? Israele. Il popolo, l'umanità, l'uomo, lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari, quindi fuori da recinto,
Perché vi ricordate? Prima del recinto che cosa c'è fuori? C'è l'erba, non è perché il giardino non è coltivato, perché non c'era Adamo che coltivasse il giardino. Quindi fuori dal giardino che cosa c'è? La sterpaglia. Quindi lo trovò in una terra deserta, in una landola, lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali, lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo l'ha guidato, non c'era con lui alcun Dio straniero. Lo fece salire sugli alturi della terra e lo nutrì con i prodotti della campagna. Gli fece succhiare miele dalla rupe e olio dalla roccia durissima, panna di mucca e latte di pecora, insieme con grasso di agnelli, adieti di basan e capri, fior di farina e frumento, sangue e sangue di uva che bevevi spumeggiante. Chiaramente, panna, latte, uva, sono i frutti di quale terra questi? Del giardino. Però che noi leggiamo nella terra, quando il popolo esce dall'Egitto e entra in terra, dove scorre latte e miele, così dicono i testi. E vedete, però qui in base che dice la realtà del giardino sta descrivendo. Quindi quella terra promessa dove il popolo dovrà entrare dopo che lascerà l'Egitto, la schiavitù dell'Egitto per i 400 anni, entrerà in questa terra promessa, nel paradiso. In questa realtà appunto di questo giardino, dove appunto c'è questa pienezza di relazione. Ancora qui riferimento alla terra come termine di relazione tra il creatore e la creatura. Quindi in pratica la terra è il fattore di alleanza. Attraverso la terra Dio fa alleanza tra sé e l'uomo. E fateci caso, nella Sacra Scrittura continuamente noi abbiamo riferimento alla terra. Palestina e Israele che vogliono la terra, proprio questo vuole dire. Perché la terra dice l'identità, perché il Signore ha promesso quella terra, come pure per noi. Adesso un poco meno, ma prima per il passato, vi ricordate, c'era il fatto di avere un pezzettino di terra anche al cimitero, per avere quella sicurezza che quando poi morirò lì. E tenete presente che gli ebrei che vivono fuori da Gerusalemme, quelli della diaspora, loro tutti desiderano poter morire però tornando a Gerusalemme, perché è la terra che il Signore ha dato in dono. E quindi siccome lì poi dovrà tornare così per ristabilire, come sappiamo, la storia per Israele, quindi questo fattore di alleanza dove vivere in pienezza i doni che il Signore ha fatto a Israele. Quindi la terra sarà un continuo riferimento alla relazione, e la terra dice alterità e rinvio per l'uomo e per Dio, perché la terra rinvia Dio all'uomo, perché Dio ha fatto la terra per Adamo. Quel paradiso, quella realtà è stata fatta perché l'uomo poi potesse dimorare in quella realtà, ma anche all'inverso, perché dice l'alterità dell'uomo a Dio, perché appunto l'uomo deve custodire e servire la terra, come diceva appunto la volta scorsa. Il fatto della terra che viene concessa e data all'uomo dice anche un'altra cosa, la dignità che ha l'uomo nei confronti di Dio. Noi non dimentichiamo, siamo figli di Dio. Quando leggiamo Deuteronomio 32, non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito. Poi nel Vangelo di Luca, capitolo 3, versetto 38, quando c'è la lunga genealogia, a un certo punto dice così, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. Quindi Adamo è figlio, Vangelo di Luca, qui stiamo, quindi Adamo figlio di Dio. E siccome Adamo, abbiamo detto, è tutta l'umanità, l'uomo, quindi l'uomo è figlio di Dio. Io lo so che a noi può dire poco il fatto, l'espressione che siamo figli di Dio, non ci dice quasi niente. Perché pure quando preghiamo il Padre nostro, lo preghiamo in modo così leggero, superficiale, come se niente fosse, come se fosse una preghierina uguale alle altre preghiere. Tenete presente che noi nel Padre nostro, in questa realtà della figliolanza, c'è tutto il mistero della rivelazione. Perché se Gesù è venuto sulla terra, è venuto per dirci questo, che noi siamo figli. Non siamo una semplice creatura. Siamo figli. E questo, la cosa stupenda che dice, sapete qual è? Che Dio, nel momento in cui ha creato, ha fatto Adamo, ha fatto un cambiamento esistenziale in se stesso.
cerco di spiegarmi meglio. Io sono Maurizio e ho la mia identità. Mi sposo. Da Maurizio divento sposo di Antonella e ho la mia identità. Nel momento in cui nasce un bambino, io smetto di essere Maurizio per me stesso e divento Maurizio per il bambino. Quindi la mia nuova identità, sapete qual è? Quella di essere padre di Antonio. Prima ero solo per me stesso, ora sono per Antonio. Quindi c'è qualcosa di nuovo dentro di me nel momento in cui inizio ad essere padre. La novità, che nel momento in cui inizio ad essere padre, qual è? Che la mia nuova identità è in relazione tutta ad Antonio. Nel momento in cui io, per assurdo, dicessi non voglio più essere il padre di Antonio, che non potrebbe mai più succedere, perché nel momento in cui è stato generato io sarò per sempre il padre di Antonio. Sapete che succede? È come se io mi distruggessi me stesso. La paternità di Dio, proprio questo dice. Nel momento in cui noi affermiamo che Dio è padre, la sua identità nuova smette di essere Dio per se stesso, perché diventa Dio padre per me. E guardate, questa cosa di grande, di straordinario, di meraviglioso, di stupendo, perché da qui capiamo perché tutte le volte che l'uomo pecca, Dio continua a perdonare. Tutte le volte che l'uomo sbaglia, Dio continua ad usare misericordia. Noi tra meno di un mese inizieremo il grande giubileo della misericordia. Chi di voi casomai ha letto la bolla d'indizione? Inizia così: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Non passiamoci troppo sopra con facilità, anche quando diciamo il Padre nostro. Non so, mi pare che già lo disse la volta scorsa, San Francesco quando pregava il Padre nostro piangeva, Padre, non riusciva più a pregare, perché lui diceva fino alle lacrime, perché diceva il pensiero di questo Dio che è Padre. Quando i discepoli dicono Signore insegnaci a pregare, e Gesù dice quando pregate il Padre nostro, Gesù non sta insegnando una nuova preghiera, sta insegnando ai discepoli di questo Dio creatore, Signore, l'essere perfettissimo, il motore immobile secondo Aristotele, questo Dio che è al di sopra dei cieli non è un'entità, una divinità astratta. Ma quando preghi e lo chiami Padre, hai una cosa che devi capire e cogliere, che stai entrando in relazione con questo Padre. Quindi non ti preoccupare, per quanto fuori tu ti possa trovare, ti viene sempre a prendere e ti porta dentro, perché altrimenti smetterebbe di essere Padre. E per lui smettere significa autodistruggersi. C'è solo da farci accaponare la pelle, veramente, se noi pensiamo a queste cose. Pensiamoci veramente su questa realtà della grandezza. È vero, noi molte volte purtroppo il guai non sapete quelle che abbiamo molte volte qualche figura davanti del padre, il padre padrone, il padre cattivo, il padre che fa del male, e allora quindi molte volte c'è difficile poi, però cogliamo le altre immagini belle del padre, della paternità. E quindi questo qui stiamo dicendo, di questa relazione, l'identità profonda, vera di Dio è questa. Vedete, nel libro dell'Esodo, Esodo 3,14, vi ricordate quando Mosè sul monte dice, ma io vado, tu, chi sei? Io sono colui che sono. Ed è, noi la diciamo, una delle definizioni di Dio, del nome di Dio, quel nome impronunciabile, secondo gli ebrei, vi ricordate, disse la volta scorsa. Però se andiamo avanti a leggere, sempre nel libro dell'Esodo, al capitolo 34, adesso non ricordo il versetto, Dio là dà la sua definizione ancora più bella e più piena. E dice, io sono il misericordioso, colui che usa misericordia per mille generazioni. È vero, dice, punisce la colpa per la seconda, la terza, la quarta generazione, però poi dice usa misericordia per mille, capite? La colpa fino a 3-4, però poi la misericordia per mille generazioni.
purtroppo però la Genesi non si ferma al capitolo 2, ma la Genesi ha anche un altro capitolo, il capitolo 3, che è il capitolo della descrizione del peccato originale. Quindi nel capitolo 2, in quel giardino, abbiamo visto il giardino della relazione, e quindi c'è questa presenza, questa abbondanza, Dio e la creatura. Nel capitolo 3 abbiamo sempre lo stesso giardino, però all'improvviso diventa della non relazione e diventa vuoto. Che succede in questo giardino? Quello che noi chiamiamo appunto il peccato originale. E leggiamo pian piano e ci facciamo accompagnare dal testo. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali della steppa che aveva fatto Adonai Elohim e disse alla donna: ma è certo che Elohim ha detto non dovete mangiare di ogni albero del giardino? Non è vero, Dio non ha detto questo. Il bugiardo, il menzognero, vedete come travisa subito la cosa. Dio non ha detto non dovete mangiare di ogni albero, ha detto solo di quello, ma degli altri sì. E però lui chiaramente, il serpente, deve subito metterti in confusione, perché questa è la tentazione, deve metterti poi, mandarti in confusione. E disse la donna al serpente: del frutto di ogni albero del giardino possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, disse Elohim, non dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Eppure è la donna chi fa uno sbaglio. Dove sta lo sbaglio che fa la donna? Al versetto 3 c'è uno sbaglio. Chi lo trova? Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, disse Elohim, non dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. No, si ha detto che può morire. Sì, quello l'ha detto. Benissimo, perché il Signore cosa ha detto ad Adamo? Non lo devi mangiare, non l'ha detto, non lo dovete toccare. E sapete perché c'è questo sbaglio? Perché il Signore a chi lo dice? Ad Adamo, non a Eva, non c'era ancora la donna. Quindi la donna, vedete, sta dicendo ciò che evidentemente Adamo le avrà detto. Per dire che cosa? Come vedete, come poi le interpretazioni, se non vai all'origine, come poi possono diventare altre? Immaginate, vi ricordate c'era il gioco del telefono senza fili? Io dico una cosa a lui poi la dice, però man mano che poi la cosa avanza, oppure dice così, c'è una parola in più o una parola in meno, che poi non o si è capito, perché poi non puoi ripeterla nel gioco, quindi o la capisci o non la capisci bene, quindi arriva all'ultimo tutta un'altra cosa. È perché allora ci sono varie mani che hanno scritto, c'è la tradizione sacerdotale, yavista e eloista. Quindi la lezione è eloista, che chiama Dio Elohim, è il redattore che ha composto questa parte qui del capitolo. Elohim. Ma il vero nome di Dio? Il vero nome di Dio è il sacro tetagramma. Le quattro lettere dell'alfabeto ebraico. Yahweh. Yahweh, esatto. Però molte volte noi nel testo troviamo anche, come esempio sta qui, Yahweh Elohim. Eppure Elohim è il Signore. Il vero nome di Dio è Padre. Quindi gli sempre. Allora, gli ebrei, questo, per loro questo è un nome sacro ed è impronunciabile. Infatti lo pronuncia una sola volta il sommo sacerdote, una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione. Allora, vi disse la volta scorsa che noi per rispetto neanche noi dovremmo pronunciarlo. Infatti io leggo sempre Adonai, perché l'ebreo quando legge Adonai, perché vedete a me darebbe fastidio se un non crede, dice ma quello non crede, bestemmia, a me dà fastidio se bestemmia. Quindi a loro dà fastidio se noi pronunciamo questo nome. È un nome sacro e quindi lo rispettiamo anche noi come nome sacro per loro. È vero, non c'è nessun ebreo, quindi lo potremmo nominare tra di noi. Però ecco, per quella non nominare il nome di Dio in vano. E quindi Adonai Elohim, appunto, dice la caratteristica proprio di Dio, perché poi lì non è neanche il nome di Dio, ma dice ciò che Dio è nella sua essenza, perché io sono colui che sono, cioè sono tutto a favore per te. E quindi ancora di qui andiamo poi nella relazione, profondamente nella relazione appunto di essere tutto per me, quindi come un padre tutto per il figlio. Sì. Se volessi dire, adesso io voglio subito seguire tutto, e non devi chiamare, cioè non devi sapere chi sono io come persona, adesso mi puoi dire che sono padre. Sì. Ora voglio che tu mi consigli.
voglio per te, sono padre, non c'è neanche voglio essere per te, sono padre. Quindi il fatto che tu, che noi, vedete, ricordate il catechismo di San Pio X, che penso tutti quanti noi quello abbiamo fatto. La domanda è chi è Dio? Noi rispondiamo, è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Ma scusatemi, da quella definizione è cambiata la vostra vita, la mia vita non è cambiata. Però può cambiare se invece so che è padre. Proviamo a pensare a un bambino adottato, no? Oppure un bambino, poi all'improvviso scopre chi è il padre. Provate a pensare cosa può succedere nella vita di quel bambino, nel momento in cui scopre veramente chi è suo padre. Oppure un esempio stupido, all'improvviso venga a capire, a sapere che mio padre è il principe, oppure Agnelli o cose. Capite la mia vita come cambia? Che problemi più tengo? Ed è un esempio stupido. Però se pensiamo a questa ricchezza qui, cercate prima il regno dei cieli, tutte le altre cose poi vi saranno date in aggiunta. Sì. Sì. Sì, sì, lui è in ebraico, quando noi in Esodo 3,14 troviamo io sono colui che sono, in italiano è tradotto così, in ebraico è tradotto, è così, è scritto, questo è in ebraico, sì. No, là noi non sappiamo pronunciare perché noi non abbiamo appunto quella realtà lì. Disse, non dovete mangiare, altrimenti morirete. E disse il serpente alla donna, non morirete affatto, ma Elohim sa che nel giorno in cui ne mangerete, allora si apriranno i vostri occhi e sarete come Elohim, sapienti nel bene e del male. Allora, già vedete, questo capitolo qui subito ci ricollega alla realtà di prima, facendo riferimento al fatto della nudità che c'era prima, e adesso questa realtà attacca subito qui, con l'astuzia del serpente. Perché vedete, il serpente qui che cosa vuole fare? E la capacità sua qual è? Quella che vuole attentare alla relazione tra Dio e l'uomo e la donna. Il serpente questo vuole fare. Vuole mettersi in mezzo tra noi e Dio. Vuole rompere la relazione, perché il peccato questa è la rottura della relazione. E quindi lui subito vuole attentare su questo. Perché infatti gli dice, se per avere la relazione, qual è? Aveva detto, tutto è a tua disposizione, però quell'albero non lo mangiare. Quindi fin quando stiamo lì, viviamo nella perfetta comunione, rispettiamo questa regola e andiamo bene. Perché non lo dimentichiamo, pure a casa molte volte, noi, il genitore stabilisce le regole con i figli. Ma anche nella società civile noi stabiliamo delle regole, perché se abbiamo il divieto di accesso, oppure il divieto di transito, o il senso unico, tu non è che poi ti svegli una mattina, io sono libero, voglio fare quello che voglio. Sì, un momento però. Però se tu vieni contro mano, tu fai un incidente. Non solo mettere a repentaglio la tua vita, è un problema tuo, però non mettere a repentaglio la mia vita. Quindi la regola è per vivere meglio, per vivere bene. Non è semplicemente il divieto, non lo devi fare, perché noi così leggiamo i comandamenti, non lo devi fare, non è questo. I comandamenti sono portatori di vita, tutti i comandamenti. Sono le regole per poter vivere meglio in un contesto civile dove vivono tutti quanti. Invece lui che cosa vuole fare qui? Vuole dire, no, non ti preoccupare, mangialo. Perché qual è il problema di Dio, dice il serpente alla donna? Dio è geloso. Perché sa che nel momento in cui voi mangiate, i vostri occhi si apriranno e poi voi conoscerete il bene e il male. Il problema non è quello conoscere il bene e male, vi ricordate? Ma il problema è di sapere, voler decidere, stabilire che cosa è bene e che cosa è male, quello sì. Sotto gli occhi di tutti ciò che è successo a Parigi. Lì è un atto bene o un atto male? È un atto male, per noi, ma per loro no. Perché loro stanno ristabilendo, noi che siamo infedeli stanno ristabilendo il progetto che loro hanno nella loro mente, perché sappiamo che il Corano poi non dice neanche questo. Quindi voler stabilire, non che io non sappia cos'è il bene e il male, noi lo sappiamo cos'è il bene e il male, ma che io, il problema è qui, poter stabilire che cos'è il bene e il male, lo devo stabilire io. E quindi capite, poi posso leggere il male per il bene e il bene poi per il male. E vide la donna che buono era l'albero per mangiare, e che desiderabile era esso per gli occhi, e che attraente all'albero per essere
accolti e prese del suo frutto e mangiò. E ne diede anche al suo uomo che era con lei e mangiò. A me colpisce sempre questo fatto. Dice, e vide la donna che buono era l'albero. Da quanto tempo avevano visto quest'albero? Proprio quel giorno si sono accorti che era buono quell'albero. Perché quello è il problema, vedete? Quante volte le cose stanno sotto i nostri occhi ed è tutto tranquillo. Ma appena poi una cosa così, iniziamo a guardarla diversamente. Diventa appetibile il gusto della trasgressione, trasgredire. Però fate trasgredire per il gusto di trasgredire. Questo veramente mi colpisce perché molte volte noi diciamo no, cadiamo nelle cose più stupide, proprio quelle cose che da sempre sono alla nostra portata di mano. Prese, mangiò, chiaramente poi diede anche all'uomo che era con lui e con lei anche lui mangiò. Eppure qui è strano, vedete questa parte, non per dire che l'uomo è la donna, non voglio dire questo, però per dire quest'uomo che sta lì quasi impassibile, depositario lui da quando il Signore gli ha detto, però poi sta lì impassibile, incapace, non l'uomo, il maschio. E si aprirono gli occhi di entrambi e seppero di essere nudi. Mo qui si accolgono, vedete, e si cucirono foglie di fico e fecero per essi, poi si fecero questi perizomi. Vedete, c'è questa successione di verbi che proprio è particolare. Vide, prese, mangiò. Diede e mangiò. Se ci fate caso, questi verbi ritornano in un'altra parte. Ritornano alla celebrazione dell'Eucaristia. Prese il pane, lo spezzò, lo diede e disse, prendete e mangiate. Dove sta la differenza, secondo voi? Però i gesti sono gli stessi, quindi se io leggo, se leggo questo senza sapere che dove sto leggendo, posso dire che è la celebrazione eucaristica. Allora la differenza è questa, che qui l'uomo vuole usurpare, è il Signore che dona, è diverso, perché il Signore è lui che dona, non tu che devi prendere. È come se Dio dicesse, sono io che scendo, non tu che sali. E questa è tutta la dinamica. E ripeto, ricordate i primi incontri proprio, il fondamento qual è? Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese, e ci fermammo su quel verbo, vi ricordate, discendere. Se lui non scende, noi non saliamo da nessuna parte. Perché ricordate chi prova a salire la torre di Babele, e fateci caso, poi da qui in poi, tutti gli 11 capitoli della Genesi, tutti i peccati sono. Con la torre di Babele che è questa in mezzo. E noi adesso inizieremo l'avvento. È proprio questo, questa attesa, questo desiderio di che cosa? Che è lui che viene. Diceva Sant'Agostino, noi abbiamo tre venute. Quella nella carne di 2000 anni fa. Quella nella gloria quando verrà la fine dei tempi, il Vangelo domenica scorsa, se ricordate. E poi dice Sant'Agostino, noi abbiamo la venuta quotidiana. Però vedete, davanti a tutte le venute, quella nella storia, quella futura e quella quotidiana, se non apriamo gli occhi, noi non lo riconosciamo. E non a caso il Vangelo di l'altro giorno si parlava del cieco che grida verso Gesù. E lì il Signore ci fa capire cosa? Che ci sono modi e modi di vedere. Io posso anche vedere ma non guardo. Posso vedere ma non vedo niente. Invece c'è quel vedere che è interiore, che poi è bello perché quel vedere interiore passa attraverso l'ascolto. Apro una parentesi, mettetemi questa parentesi, perché lì capiamo poi la dinamica anche di quello che stiamo dicendo. Ricordate lì c'è l'episodio di questo cieco che stava seduto ai margini e poi dice che Gesù passava con la folla. E il cieco giustamente non vede, dice che succede? E gli dicono, sta passando, quindi glielo dicono che sta passando. E la cosa bella che chi sta passando Gesù, dice il testo. Lui che non vede inizia a gridare, figlio di Davide, abbi pietà di me. Lui che non vede fa la professione di fede. Loro che vedono dicono semplicemente passa Gesù. E poi vedete, loro, dice il testo, erano avanti. E quindi non semplicemente fisicamente, pensiamo anche a chi sta più avanti, però sapete cosa fa chi sta più avanti? L'ostacolo per il cieco, perché quello gridava lo zittivano.
pure con Zaccheo, che abbiamo letto il giorno dopo. Zaccheo è basso, è corto di, basso di statura, e loro stanno davanti, quindi non permettono di vedergli. E noi sappiamo, no, se passa pure, noi cerchiamo di introfularci, e lui poverino non riusciva, non lo facevano passare, sale sull'albero. Eppure lì, chi è che vede? Zaccheo o Gesù? Però dice il testo, Zaccheo voleva vedere Gesù. Gesù camminando lo vide. Zaccheo, scendi perché oggi fermano a casa tua. È quello che stiamo dicendo. Però vedete, Zaccheo era salito sull'albero. E Gesù invece dice, Zaccheo, scendi dall'albero. Perché se tu scendi io posso farti salire. Se tu già sali, non posso fare niente più, se non quello che poi domani da solo cadrai giù. Quindi vide, prese e mangiò, però qui vedete è una successione proprio di verbi, proprio se lo leggiamo proprio nel pieno, una cosa, cosa vide, prese, sta cosa proprio quando sta desidera, sta cosa, proviamo a immaginarci proprio questo frutto, il morso che dà il frutto. E poi proviamo a immaginarci l'amarezza, perché dice il testo, si accorsero di essere nudi. Prima c'era quell'equilibrio, no? Non provano vergogna, poi iniziano a provare vergogna, perché tu si fecero foglie di perizoma, iniziassero a fare le foglie di fico, si iniziarono a coprire. E da qui vi dissi che probabilmente se dobbiamo cercare un frutto è il fico, non la mela, perché non si parla di mela. Perché è uscito fuori la mela, vi ricordate, vi accennai, perché melum è male. Il melum è male, quindi melum, me, mela, e ci dobbiamo fare poi la mela. E ascoltarono la voce di Adonai Elohim che incedeva nel giardino al vento del giorno, e si nascose Adamo e la sua donna dalla faccia di Adonai Elohim in mezzo all'albero dei giardini, del giardino. Allora, hanno mangiato pensando di essere loro i protagonisti del giardino. Dice, chissà questo Dio che fine ha fatto. Ma siamo noi nel giardino, quindi il giardino è tutto nostro. Eppure che abbiamo una parabola nel Vangelo. Fateci caso, quando Gesù consegna i doni, consegna i talenti, consegna le mine, a un certo punto dice così, consegnò e se ne andò. Sì, perché noi abbiamo l'impressione che a un certo punto Dio dalla scena scompare. Perché un padre, se è un vero padre, non può stare sempre dietro al figlio. Permette il figlio di stare in piedi, poi il padre deve allontanarsi, il figlio deve camminare da solo. Però il padre non è che non c'è più, è assente, il padre c'è sempre. E invece qui l'uomo a un certo punto ha pensato che Dio è scomparso da questo giardino e quindi finalmente ce l'ha consegnato, siamo i padroni. E invece dice qui il testo, e ascoltarono la voce di Adonai Elohim che incedeva nel giardino. Che bello questa scena, Dio che passeggia nel giardino. È bello, Dio passeggia nella storia, Dio cammina. Però vedete, questo passeggiare si ascolta, non lo si vede. Ancora una volta qui, il verbo più importante non è ascoltare, non è vedere, è ascoltare. La fede di Israele è questo verbo, ascolta Israele. Quando sei sul monte della trasfigurazione, questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Le parabole iniziano così, ascoltate questa parabola. Quindi è bello, no? In questo giardino che noi abbiamo cercato di immaginarci la volta scorsa, stiamo nel Medio Oriente, il palazzo del sultano, le palme, l'oasi là fuori, è Dio che incede come questo grande signore, incede e cammina così nel suo giardino. Lo faceva abitualmente, evidentemente. Quindi ascoltarono che incedeva nel giardino al vento del giorno. Bella sta brezza che ti passa così, ti rinfresca, è piacevole. No, tu al termine siamo in Medio Oriente, quindi il giorno fa caldo. Quindi la brezza del giorno, siamo nel pomeriggio, evidentemente scende così, dove il sultano, il visir, ancora oggi, quando scende, si tiene con i suoi dignitari, si mettono a parlare delle cose come sono andate. Evidentemente lui, il signore, scendeva per confrontarsi con la sua creatura, già che in quello spazio si muovevano entrambi liberamente. E si nascose Adamo e la sua donna dalla faccia di Adonai Elohim in mezzo all'albero del giardino. Si nasconde dalla faccia, perché noi lo sappiamo, pure noi quando eravamo bambini, quando facevamo una cosa, l'imbroglio che facevamo si vedeva subito in faccia. La marachella era una cosa, infatti, è la cosa che ci nascondiamo. Ci nascondiamo per non farci vedere in faccia, perché il volto è quello che trasmette tutto. Però attenzione, perché dice si nascose Adamo e la sua donna dalla faccia di Adonai, si nasconde in mezzo all'albero del giardino. Vi ricordate, noi abbiamo detto la settimana, 15 giorni fa, che il proprio della creatura
e di essere plasmato e aver ricevuto l'alito di vita. Il proprio di Dio era descritto da che cosa? Dai due alberi. L'albero della vita e l'albero... Quindi i due alberi indicano Dio. Dove si nasconde l'uomo? Quindi si nasconde in chi? Si va a nascondere in Dio. Anche se non ha consapevolezza, l'uomo va a nascondersi in Dio. Perché il rifugio nostro è solo Lui. Perché se ci nascondessimo da un'altra parte, sapete cosa significherebbe? Ci sarebbe un posto dove Dio non c'è. E qui apro una parentesi, però subito la chiudo, poi ne parlate con Don Ernesto di questo. Qualche volta noi usiamo questa espressione: io prego e mi metto davanti a Dio. Quindi vuol dire che Dio sta fuori di me, io sono fuori di Dio. C'è una realtà che può essere fuori da Dio, una realtà, perché se ci fosse questa realtà significherebbe un'altra creazione. E chiamò Adonai Elohim, Adam gli disse: dove sei? Non è un rimprovero, non sta ancora rimproverando, lo sta cercando. È perché nei menti, ripeto, forse ogni sera si incontravano, ma non lo trovo quella sera. Dice: dove sei? Non è il rimprovero. E disse: la tua voce ho ascoltato nel giardino e ho avuto timore perché nudo io sono e mi sono nascosto. In tutti quanti noi sappiamo celebrare, è vero, però leggiamolo adesso una prima volta. In tutti quanti scatterebbe qualcosa. Che significa? Scusa, fino a ieri tu eri nudo e il problema non te lo sei fatto, ma adesso ti fai il problema che sei nudo, davanti a me. Cioè, se tu fino ad oggi davanti a me sei stato così libero nel tuo essere nudo, quindi libero nel relazionarci, perché tutte le cose sono tranquille, ma come mai adesso questa cosa ti fa timore, ti fa paura e ti nascondi? Infatti glielo dice: chi ti ha annunciato che tu sei nudo? Forse dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare hai mangiato? Vedete, l'incapacità dell'uomo di dire la realtà così com'è, Dio gli va incontro, l'aiuta. Vi ricordate con Giuda quello che devi fare, fallo adesso. Ed è bello perché lì sapete cosa sta dicendo. È come se Gesù gli stesse dicendo: ti do io la possibilità di farlo. Non sei tu che mi stai tradendo. Ti metto io in questa condizione, vai e fallo a fare, fallo. E qui adesso, come sempre, no? Che nessuno poi si assume la sua responsabilità. E disse Adamo: la donna che mi hai dato perché fosse con me, essa ha dato a me dell'albero e io ho mangiato. Ma che vuoi a me? Quindi te la con lei. Adesso c'è la situazione, lo scaricabarile, come sempre, no? Sì, c'è la situazione, è vero, sì, però non voglio assumere la responsabilità. Ho sbagliato, lo so, però la responsabilità forse non è completamente mia, perché questa donna che tu mi hai messo a fianco mi ha dato dell'albero e io ho mangiato. E disse Adonai Elohim alla donna: che è questo che hai fatto? E disse la donna: il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato. E giustamente pure lei, no, se trovare il capo espiatorio bisogna sempre trovarlo poi alla fine. Proprio perché uno non si assume solo la sua responsabilità. Vi ricordate prima di vedere, ho detto, bello, stavano davanti al Signore faccia a faccia? Adesso vedete, sono qui Adamo ed Eva, vedete? E Dio invece sta qui. E disse Adonai Elohim al serpente, all'uomo ha detto cosa hai fatto, alla donna ha detto cosa hai fatto, al serpente non dice cosa hai fatto. L'attacca direttamente, guardate, lo condanna direttamente. Poiché tu hai fatto questo, maledetto sei tu tra tutti il bestiame, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai tutti i giorni della tua vita. E in inimicizia parò tra te la donna, tra il tuo seme e il suo seme, esso ti insiderai il capo e tu lo al capo e tu lo insiderai al talone. Allora Dio adesso comunica la colpa, quello che deve scontare. Il serpente, poiché tu hai fatto questo, maledetto sei tu di bestiame, sul tuo ventre camminerai. Quindi evidentemente dicono gli studiosi che forse il serpente era questo animale che prima stava anche in piedi, perché si dice adesso sustriscerai, quindi che sul tuo ventre probabilmente prima stava in piedi, può darsi. Quindi aveva una sorta così, poteva camminare. Perché adesso, come colpa di quello che hai fatto, tu pagherai e la pagherai così. Striscerai per terra e polvere mangerai, perché appunto striscerai per terra. E ci sarà un'inimicizia tra te e la donna, tra il tuo seme e il suo seme. Esso ti insiderà il capo e tu lo insiderai al talone. Attenzione, perché qui
noi nella nostra Bibbia traduciamo qualche volta non correttamente, perché chi è che schiaccia la testa al serpente? La Madonna. La Madonna è soprattutto Gesù. Maria. No, il testo qui è chiaro, vedete? Tra la te e la donna, tra il tuo seme del serpente e il suo seme della donna, esso, il seme della donna, ti schiaccerà il capo, ti inserirà, e tu inserirai il capo. Quindi è Gesù, non è Maria. Però è Gesù, Maria che porta Gesù. Quindi facciamo attenzione, perché noi leggiamo questo brano generalmente pensando, perché è giusto anche le nostre immacolate, no, la Madonna è rappresentata così. È vero, però attenzione, è il seme della donna, è Gesù che ha vinto, non è la Madonna che ha vinto, è Gesù che ha vinto, questo sia chiaro. E attenzione pure qui il segno, perché ti insiderà al capo e tu insiderai al tallone. Quindi il serpente insida al tallone, qui. Che immaginate, pure se mi do un morso al tallone, va bene, io pure riesco a camminare. Ma nemmeno recupero, io poi ti schiaccio la testa e è finito. Quindi la potenza è alla testa, non al tallone. Quindi il serpente continuerà a insidiarci al tallone. Però pure se tremendo se mi mangi, però voglio dire, tenete presente, quindi il tallone, quindi zoppicheremo, sì, la tentazione, il peccato, e zoppicheremo. Però è sconfitto lui, non è il vincitore. Il demonio può diventare l'uomo, ma alla fine è sconfitto. È stato già sconfitto. Alla donna invece, adesso il Signore può aprire il serpente così, alla donna invece moltiplicherò i tuoi travagli, le tue gravidanze. La donna, ecco qui, ha la sua debolezza in questo, come frutto del retaggio appunto del peccato. Con travaglio partorirai i figli, e verso il tuo uomo sarà la tua passione, e lui dominerà su di te. E Adamo disse, poiché hai ascoltato la voce della tua donna e hai mangiato dell'albero di cui ti ho comandato dicendo, non ne mangerai, maledetto sia il suolo per causa tua, con travaglio ne mangerai tutti i giorni della tua vita. Attenzione. L'uomo, stranamente, vedete, non è condannato direttamente. Viene condannato che cosa? Il suolo. Perché il discorso di prima, questo uomo, questo Adamo, è il suo frutto e non lo può condannare. Indirettamente condanna quella realtà, però da cui l'uomo deve trarre poi la sua vita. Quindi per causa tua, maledetto sia il suolo per causa tua, quello fuori, con travaglio ne mangerai tutti i giorni della tua vita, spine e tribole gemoglie per te, mangerai l'erba della steppa, con sudore della tua faccia mangerai pani, finché sarai tornato al suolo, perché da esso fosti preso, perché polvere sei e alla polvere ritornerai. Ce la facciamo a finire? Ci riuscite un altro pochino? Sì. E chiamò Adamo il nome della sua donna Eva, poiché essa fu la madre di ogni vivente. Attenzione, perché se ci fermiamo qui, 19, diciamo, mamma mia che brutta storia, com'è finito brutto. È quella cosa così bella, Genesi 2, Genesi del peccato, così, con solo così, e quindi è lui, questo uomo che gronda sudore ogni giorno, così ogni momento, perché poi deve mangiare. Però vedete che subito dopo continua, e noi qui ne abbiamo tre accenni che sono positivi, questi tre accenni di adesso, nonostante che stiamo in un contesto di condanna, però abbiamo tre riferimenti che sono positivissimi. E perché dice, e Adamo chiamò la sua donna Eva, poiché essa fu la madre di ogni vivente. Quindi c'è una cosa positiva, che questa donna comunque partorirà dei viventi, e già qui ci sarà vita, non c'è più morte, ci sarà una vita. E fece Adonai Elohim per Adamo e la sua donna tuniche di pelle e li vestì. Quindi non semplicemente queste foglie per fare il perizoma, così per coprire la nudità, ma delle tuniche di pelle. Dice un racconto rabbinico che qui Dio fece Adamo ed Eva delle vesti di luce. Comunque, il Signore qui ancora una volta si prende cura, vedete, li ha condannati, però si prende cura. Gli fa questa veste poi, perché quindi è più sicurezza, indica. E disse Adonai Elohim, ecco, qui vedete l'ironia di Dio, ecco Adamo è come uno di noi per sapere il bene e il male, e ora che non cacci la mano e prenda anche dell'albero della vita e mangi e viva in eterno.
Quindi c'erano questi tre accenni positivi, perché c'è la menzione del nome della sola donna, l'amore che Dio fa queste le due tuniche di pelle, le due vesti, e la menzione dell'albero della vita. Prima era un bel volto, bello così, adesso non molto triste, così se ne vanno, il serpente è stato già qua a terra, ci sono già i sassi, già non c'è più quel giardino così bello che stava prima sotto lì alla base. E lo cacciò Adonai Elohim dal giardino di Edene, perché se visse il suolo dal quale era stato preso. Giustamente, l'uomo ha preso il frutto. Adesso Dio, per la conseguenza di una relazione che è stata distrutta, l'uomo prende Adamo e lo mette fuori, e lo caccia fuori dal giardino di Eden, perché servisse il suolo dal quale era stato preso. Attenzione, perché potrebbe dire, ma allora dove sta il fatto della relazione che lui resta padre? Ed espulse Adamo e fece dimorare a oriente del giardino di Eden. A oriente, per l'ebreo, a oriente, come anche per noi, dove nasce il sole, dove c'è il sole, la luce, la vita. Non so se lo sapete, prima le chiese, quando si costruivano, venivano costruite guardando ad oriente. Infatti le chiese erano orientate. Vi ricordo quando si parlava delle spalle al popolo, la messa, così? Perché i sacerdoti guardavano oriente, perché guardavano il sole. Ancora oggi, gli ebrei, quando pregano, guardano oriente. Sono rivolti verso oriente, perché da lì viene la luce, da lì viene appunto la vita. Quindi stranamente, vedete, li fa uscire fuori, però dove? A oriente, dove c'è la vita. E poi pone questi cherubini che fanno i custodi lì vicino all'albero della vita. A Dio resta da fare una sola cosa: prende la siepe, la lascia cadere, perché quella siepe oramai è distrutta, perché il giardino adesso è vuoto, non ha più senso. Quindi quel giardino che era così bello, adesso sarà poi, diventerà incolto, e ognuno potrà entrare in quel giardino e potrà fare quello che vuole. Questa è la scena, appunto, che vengono messi fuori, si trovano. E quel giardino che era così bello, adesso è incolto. E poi vedremo la prossima volta. Cosa? No, alla fine dei tempi. Alla fine, quando lui deciderà. No, perché altrimenti perché partecipiamo a fare la messa ogni giorno, pure la domenica? Noi aspettiamo il giudizio finale. Per il possesso completo è pieno, però c'è pure un possesso che ci ha anticipato. Altrimenti la messa domenicale cosa servirebbe? È già qui. Sì. Allora, teniamo presente una cosa: la storia non si fa con i sì. perché se io adesso sinceramente, se non si fossero accusati, non lo sappiamo. Io, una cosa è certa, possiamo partire dalla nostra esperienza. Se io, anziché accusare un altro, mi assumo la mia responsabilità, è certamente qualcosa di grande nella mia vita, perché riconosco il mio problema. Il problema è questo: non è tanto non peccare, il problema è riconoscere di aver peccato. Quello è. Vedete, quando noi lo dicevamo l'anno scorso agli incontri, ricordate, inizia la messa proprio con questa consapevolezza: confesso a Dio non potente perché ho peccato, confesso io, non confesso che tu hai peccato. Quindi è proprio all'opposto della Medeva, cioè io mi assumo la mia responsabilità di aver peccato. Però ricordate, dicevamo anche la volta scorsa, che io lo dico va bene, però se poi un altro mi dice tu sei peccatore, poi subito mi risento. E allora se uno non sono, ho consapevolezza o no, ho una consapevolezza solo di parole, perché questo molto volte è il nostro problema, che noi facciamo, diciamo, delle formule, un rito esteriore, però in questo rito, ed è l'intento di Don Ernesto, proprio questo, no, farci rendere consapevolezza di questa realtà magnifica nella quale, e non ancora abbiamo detto niente dell'Eucaristia, nella quale siamo ammessi, e non ancora abbiamo detto, quando faccio vedere quando arriveremo proprio lì. Don Ernesto, da là. No, solo Ernesto. Quando Dio fa Adamo, già da allora ha fatto
Da sempre, da quando Dio ha creato l'uomo, il dono primo che ha fatto l'uomo è la libertà. E vedete, questa è la grandezza dell'uomo. L'uomo è grande perché può dire di no a Dio. Sì, signore. Libertà non assoluta, limitata. Perché limitata? Limitata perché ci dà una limite. In riferimento all'autonomia morale, Dio stabilisce ciò che giusto ci ma adesso noi diceremo quattro cose. Quindi una libertà, ma limitata alla... Fino al punto che io posso poi però scegliere effettivamente e stabilire che cosa è bene o cosa è male e quindi di andare di nuovo fuori. Se faremo il male, non fosse peccato. Esatto. L'essenza, l'essenza proprio di Dio. Tanto è vero che nel Vangelo Giovanni dirà nella sua lettera Dio è amore. Punto, basta, non abbiamo niente più. Sarebbe interessante, dovremmo fare un incontro sulla misericordia di Dio, perché poi il problema è ancora un altro, come conciliare misericordia e giustizia. Però non lo possiamo toccare, però il limite con noi Ernesto poi ci mettiamo d'accordo, potrebbe essere un'occasione anche per capire il giubileo della misericordia, ecco, sulla misericordia di Dio. Solo così brevemente, no, non lo posso, breve, non è, perché non è brevemente, non perché cioè che è più confusione che non poi. Punto. È Giovanni, lo dice Giovanni. E allora guarda il problema. Direbbe la teologia morale che non c'è parvità di materia, cioè in pratica la gravità il peccato è peccato. Vabbè, partiamo da questo, il peccato è peccato. Poi è vero, è chiaro che un conto se io sparo una persona è un conto se io poi dico una persona stupida. Poi dice Gesù che se io dico una persona stupida, io già ho ucciso il fratello in quel momento. Quindi il peccato, partiamo da quello che il peccato provoca una rottura di questa relazione, non solo con Dio, ma nei confronti anche degli altri. Partiamo da questo. Ok, poi vogliamo vedere, discutere sulla materialità, e quello poi andiamo in un altro, però il discorso è uguale, che molte volte noi ci fermiamo più alla materialità che non poi alla realtà profonda di ciò che una cosa produce. Perché se vado alla realtà profonda, ecco, di capire e cogliere il senso, allora effettivamente, pure se io dico stupido, io ho commesso un peccato. Perché tu pensa per un attimo, nel momento di rabbia, e ti dico una parolaccia, se in quel momento di rabbia io avessi una pistola in mano, che farei? Ti sparerei. Non la tengo, perciò non ti sparo. Ho provato a pensare in altri casi, no, certe volte non faccio certi peccati, perché non mi è data l'occasione, ma altrimenti l'avrei fatto. Quindi stiamo lì. Il Signore ci ha detto così. Però ha peccato. E ha peccato Adamo. Entrambi hanno peccato, sì. Entrambi hanno provocato questa frattura. L'umanità.
grazie del padrone. Al marito. Il marito ti domina, il tuo uomo ti dominerà. Però teniamo presente pure una cosa, questo già l'abbiamo detto ai primi incontri, questi qua, il contesto storico nel quale l'autore sacro scrive, perché l'autore non è al di fuori del contesto. Tenete presente una cosa, noi abbiamo sempre un testo, abbiamo una testa e c'è un contesto. Queste tre cose dobbiamo tenere insieme, altrimenti non capiamo niente. Quindi le immagini effettivamente del, sempre pure quando ricordate, l'uomo lascerà sua madre e, e due saranno una sola carne. Lì fa riferimento alla situazione del matrimonio, però non c'è ancora il matrimonio lì. Chiaramente da qui capiamo come l'indizio qual è, che l'autore che scrive già davanti ai suoi occhi tiene la realtà dello statuto matrimoniale, perché scrive nel 500, quindi siamo molto dopo. Quindi già fa entrare dentro qualcosa che è già sotto i suoi occhi. Bene, ringraziamo il Signore anche per stasera. A me mi colpisce una cosa sempre, no? Che l'essere umano viene elevato alla dignità di Dio, perché ha un potere decisionale rispetto alle creature per quanto riguarda il bene e il male. Cioè, non so chi l'aveva detto, Marisa, così. È importante, perché noi, se vediamo rispetto a tutta la creazione, l'uomo può decidere il bene per se stesso e per gli altri, ma in maniera anche sbagliata. Però, ecco, è il fatto, non so se ho capito bene, è il fatto di dire, quando Dio dice di quell'albero non devi mangiarlo, sta elevando all'apice della creazione, se non mi sbaglio Sant'Ireneo diceva l'uomo è la gloria di Dio, no? Sta innalzando all'apice della creazione l'uomo, l'essere umano, per dire tu sei di uguale dignità a me rispetto a tutta la creazione che ho fatto, perché tu puoi decidere del tuo destino in un certo senso, almeno questo così, poi al limite la prossima volta mi dà una risposta. Per ringraziamo il Signore, ci mettiamo in piedi, ringraziamo Don Maurizio anche stasera per questa bellissima catechesi. Ecco, giustamente Dio è padre e non può essere che padre. E allora, ecco, come ci ha detto Don Maurizio, ecco, decideremo, pregheremo la preghiera, se si può dire così, del Padre nostro, perché noi veramente siamo figli tutti quanti insieme. E poi Don Maurizio ci darà la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Puoi spiegare prima della messa, proprio in un minuto, perché noi apriamo le mani al Padre nostro? Perché abbiamo le mani? Apriamo le mani in che senso? Nel senso che durante la messa perché mettiamo le mani così? Bisogna prendersi anche per mano. Allora, durante il Padre nostro, durante la celebrazione eucaristica e alla preghiera dei Vespri e delle Lodi, di queste non si aprono le mani. Perché l'atteggiamento della persona che prega, l'atteggiamento orante, vieni un poco, è questo qui. E voi capite, questo qui è il gesto di chi? Chi è che sta così? Sì, chi è che sta così sulla croce? Qui sta così è chi si mette in croce. E chi si mette in croce, lì Gesù che cosa dice? Signore e Padre, sia fatta la tua volontà che sto compiendo. E quindi così, quindi venga, sia fatta la tua volontà. E chiaramente così significa anche apertura per questi fratelli.
durante la preghiera del Padre Nostro, quindi durante la celebrazione eucaristica, ripeto, e poi le Vespri e Lodi, lì il fedele con la comunità intercede per tutti i fratelli. Quindi idealmente così, questa dimensione verso il Padre, che si abbandona al Padre, però con la conseguenza che avere tutti i fratelli dietro e si riporta sulle spalle. Non ci si dà la mano durante la messa, perché? Perché vedete, la liturgia non ama ripetere i gesti e i segni. Infatti subito dopo noi ci daremo la mano, scambiate un segno di pace. E dopo che appunto ci si dà la mano. Né tantomeno stare con le mani così qualche volta al Padre, così come per attendere qualcosa, quindi darci il nostro pane quotidiano. Perché così? Noi dopo andremo all'altare con le mani così a prendere il pane quotidiano. Quindi quello è il momento in cui stiamo intercedendo per tutti i fratelli, abbandonandoci nelle braccia del Padre, perciò allora l'atteggiamento giusto è questo qui, stare così con le braccia. Sì, perché dopo ci scambiamo la pace, dopo ci riconosciamo fratelli. Mi riconosco figlio e poi dopo fratello, perché figlio, fratello. Perciò ho detto, tendendo verso il Padre, con la conseguenza però di avere anche i fratelli sulle spalle. Quindi non la mano al fratello, ma me lo porto sulle spalle, perché la parola intercedere significa che mi metti in mezzo. Intercedere, quindi cammino in mezzo tra chi? Tra Dio e i fratelli. E quindi fare una preghiera per me significa sì, mi metti in mezzo tra te e Dio. Però non è che dici semplicemente l'Ave Maria o il Padre Nostro. Papa Francesco che dice, fate una preghiera per me. Noi semplicemente dite una preghierina per me. Significa, mi faccio anch'io carico della missione che Papa porta avanti in base alla mia possibilità, chiaramente. Quindi al fratello vuol dire mi faccio carico dei suoi problemi, delle sue difficoltà, di quello che so e anche di quello che non so. Quando dice fate una preghiera per me, vuol dire ha chiesto una preghiera, una situazione, difficoltà, e quindi me la carico, ecco, intercedo, metto in mezzo per presentarlo di più a Dio, facendo magari anch'io di questo. Ripeto, nella messa Lodi e Vespri, così, in un contesto di una riunione, di un'assemblea così, come ad esempio che serve, diamoci la mano, beh, qui in questo caso potrebbe anche poi andare, in questo caso potrebbe andare. No, nel modo più assoluto, ecco, però la cosa bella è questa qui, è lo scopo degli incontri. Durante la messa gliela do la mano, dopo però glielo spiego. Cioè anche nel discorso dei bambini a volte no, è difficile, no? Perché la domenica alle 10 c'è più. Si dà la mano. Bisogna piano piano, piano piano, piano. Piano piano, sì, la consapevolezza è piano piano. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Con la consapevolezza che un piede sta dentro a questo giardino e l'altro piede può stare ancora fuori, quindi di far entrare poi anche l'altro piede. Buona serata e arrivederci.